Presidente, un appuntamento importante per ricordare una storia tragica. Assolutamente sì, per ricordare una storia tragica nel giorno in cui ricordiamo anche le Fosse Ardeatine. Dunque una data importante per il popolo argentino ma anche per noi italiani. Vorremmo segnalare alla società e alle istituzioni italiane che alcuni torturatori argentini con doppia cittadinanza cercati dalla giustizia argentina e dall'Interpol sono adesso in Italia e tentano di nascondere dietro la prescrizione sul reato di tortura perché in Italia specificamente non è un reato tipificato nel codice penale e quindi non può essere considerato di lesa umanità e imprescrittibile. Sto parlando del prete Reverberis Boschi, che vive in un paese vicino a Parma, dell'ex tenente colonnello Carlos Malato, che abita nella città di Genova, dell'ex colonnello Olivera Rovere, che è fuggito dalla carcere di Rebibbia. Carlos Malato e Olivera Rovere hanno molte cose in comune, particolarmente sono accusati di delitti di lesa umanità, ma sono difesi dallo stesso avvocato, Augusto Sinagra, che ha difeso Pripke e Licio Geli. Questo dice qualcosa sulla P2, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, a differenza di quello che era avvenuto in Cile con il golpe contro il presidente Allende, che sollevò subito un'ondata di commozione e anche di partecipazione di tutto il mondo, la comunità internazionale non si rese conto o non volle capire subito quello che stava accadendo in Argentina. L'Italia non c'è stata per il 24 marzo del 1976, l'Italia non c'era. Oggi l'Italia c'è, noi siamo qui, rappresentiamo lo Stato, rappresentiamo il Parlamento, rappresentiamo le parti sociali, rappresentiamo la società civile, noi oggi siamo qui.